Sandra, per questa puntata speciale di Sole e Ole. Io sono approdata a Vulcano e ho avuto un'idea vulcanica, sapevi? No, qual è l'idea vulcanica che hai avuto? È quella di godere di una spiaggia nera, di un panorama fantastico e di fare un happy hour che, di cui ce ne sono davvero pochissimi nel mondo, che è quello di Azzammara. Io sono contentissima di essere qui anche perché sono pronta per il tramonto, ballare fino davvero all'esaurimento con un buon cocktail. Sei sempre pronto G, perché ci deve stare. E guarda, io oserei dire che se la regia inquadra la mia G, continuiamo a girare. È una tappa fondamentale. Si inizia con l'aperitivo, ci si incontra tutti, la musica è molto carina, alternano musica diversa, comunque ogni giorno la musica è diversa, ci si incontra, si parla, si mangia qualcosa, si prende qualcosa e questa è la prima tappa, poi ci apre le porte della serata. Eccomi qua, Vulcano tutte donne, accidenti, ma che bellezze! Ma come sono i vulcaniani? Belli, si può dire? Pieno di turisti, pieno di giovani, di ragazzi, pieno di feste, di movimento. E poi ovviamente dove cadete? A Azzammara. Ovvio. Perché Azzammara? Perché musica, divertimento. Ragazzi, incontri. Happy hour. Tanto divertimento, bellissimi ragazzi e bellissime ragazze. Grazie soprattutto. Molto molto bello. Sole, mare, divertimento. Si parte all'happy hour. E si finisce a ballare. Ma è un modo per divertirsi il pomeriggio, venire al mare, bere qualcosa, ascoltare un po' di musica, conoscere gente. Un happy hour dove si può sosseggiare un drink, ballare in spiaggia, anche un po' stile Formentera se vogliamo, Luna. Tranquillità, carino, rilassante. E tra un po' prenderò un cocktail. Quale preferisci, per esempio? Il mojito. Beh, molto carino, appropriato anche al posto. Bei tramonti, indubbiamente. Un giro in barca ci sta sempre per un bagno al largo. È una bello spritz per concludere, comunque. Luigi, che è qui presente nella console in Azzammara. Bellissimo posto, selezione musicale abbastanza raffinata per che piacisce al posto. L'estate 2009 è andata benissimo, bene o male non ci possiamo lamentare. I cocktail più venduti sono sempre i soliti, il mojito, la Aperol Spritz, sono questi. E poi il cocktail che facciamo sempre noi, il cocktail più venduto diciamo di quest'estate, è il sangue d'alieno Sunrise. Eric Conti, un'istituzione per quanto riguarda non soltanto la vita imprenditoriale dell'isola di Vulcano, a Azzammara, ovvero sia un happy hour strutturato sul mare. Ma sai, quando ti trovi in un posto speciale che ti trasmette un'energia speciale, il sole, il mare, la sabbia, essere attorno a tutti questi elementi, circondato da persone stupende che cercano di vivere un'estate piena di emozione, di sensazioni, di bei ricordi e di belle persone, basta poco per costruire un pomeriggio magico. Il fatto di essere a contatto poi comunque con gente che pretende sempre di più, che fa della vacanza comunque anche un momento diciamo di qualità. Questa cosa qui ti mette anche alla prova e quindi devi cercare di dare delle cose che danno anche un motivo a una persona per tornare, per parlare bene di un posto. E noi siamo già pronte per la seconda parte dell'isola di Vulcano, che è quella di Cantine Stevenson. La lanciamo anche direttamente da qua, che dici? Vulcaniamoci. Vulcaniamoci, dico. Bravissima. Cantine Stevenson, ma dopo è questo. È stato l'aperitivo di Azzammara all'interno dell'isola.